Dopo la vittoria di Montecatini, il Viareggio ha bissato con il San Sepolcro, espugnando tra virgolette per la prima volta allo Stadio dei Pini, vincendo meritatamente 2-0 con doppietta di Sciapi. Ancora fuori Rosati per infortunio, dal primo minuto Rosa Gastaldo che aveva realizzato il gol a partita 7 giorni prima a Montecatini. In cabina di regia Reccolani, che ha raggiunto la quota 297 di presenze con la maglia bianconera. Il Viareggio ha giocato con una inedita maglia verde. Ex di turno Mattia Lagia, buona la sua prova. Dopo 2 minuti Sciapi, che sarà protagonista di giornata di testa con un pallonetto, cerca di impensierire il portiere ospite che devia in calcio d'angolo. Al quarto iniziativa di Sciapi, tiro raso terra, ancora una volta bravo il portiere a respingere. Al settimo pericolo ancora per il San Sepolcro, con il portiere costretto ad uscire di testa dalla propria area mettendo in fallo laterale. Al dodicesimo però il Viareggio trema perché gli ospiti colpiscono l'incrocio di pali con Giorni. 19esimo ancora Sciapi, un'iniziativa personale, la sua conclusione angolata deviata ancora una volta bene dal portiere. Al 25esimo un triangolo Alagia, Rosa Castaldo, Sciapi, calcia con il pallone che viene rimpallato dalla difesa. 28esimo ancora Sciapi, alla conclusione para il portiere. Al 29esimo è Mariani che va al tiro con il portiere che respinge, Mariani che ha giocato nel tridente di attacco. Dopo 2 minuti dalla ripresa è Sciapi che con una conclusione potente sblocca il risultato su assist di Mariani e l'1-0 meritato dal Viareggio. Sciapi non segnava dal 13 di settembre, aveva segnato a Spoleto. Al 10° Rosa Castaldo, buona la sua prova, cross per Alagia che di testa debole para il portiere Vadi. Al 13° tiro di Rosa Castaldo, il portiere respinge, irrompe Lo Bosco, mette in fondo al sacco ma è fuori gioco e l'arbitro annulla. 18esimo ancora iniziativa personale di Mariani, assist per Sciapi, molto bravo con una finta a mettere fuori causa 2 avversari e concludere per il gol del 2-0. Al 26esimo debutto in campionato anche di Bruzzi dopo l'infortunio, un recupero sicuramente importante per il Viareggio che mercoledì è atteso alla trasferta degli Oliveti in Coppa Italia, partita secca, e domenica trasferta a Gualdo. Ma questo di oggi e della domenica prima a Montecatini è davvero un buon Viareggio.